Ciao ragazze, video super velocissimo della piccola spesa Eurospin, media spesa, insomma, abbiamo preso giusto qualcosina che mancava. Allora, iniziamo subito dal latte, che è sempre la cosa che finisce prima in casa nostra. Latte parzialmente scremato della Land, che prendiamo sempre, ci troviamo molto bene. E ne abbiamo presi 3 litri. Poi due confezioni di succhi di frutta, mele e banana che Fede ha scelto accuratamente, sono i suoi preferiti, io ve li consiglio, piacciono anche a me, vi dirò la verità, e anche a Righi, sono veramente molto molto buoni. Poi due confezioni di carne per Nala della Radames, questo è pollo e tacchino, e qui abbiamo il manzo. Poi due confezioni di passate di pomodoro. Eccole qui. E prima busta andata. Poi passiamo alla seconda. Mi sono già appostata tutto bene perché non riesco a tirar su pesi troppo pesanti, insomma, borse troppo pesanti. Allora, queste qua sono croissant ai 5 cereali. Sono in questo caso sono al miele. Poi petto di pollo, qua ce n'è 333 grammi, 3,33 euro, perché stasera volevo fare il pollo impanato. Poi un pezzettino di, scusate i rumori, ma ho aperto un po' perché oggi c'è un sole splendido e quindi si sta bene. Due pezzetti di zucca, perché voglio fare delle ricettine con la zucca finché è di stagione. Poi bananuzze, avevo finito anche le banane. Poi due melanzane, perché mi è venuta voglia di fare o le melanzane, quelle impanate, non so se avete presente, con la farina, pan grattato e praticamente fritte, oppure le farò alla parmigiana, praticamente al pomodoro. Penso andrò per la seconda perché siamo molto golosi. Poi birretta, questa qui, Cortez. Poi due pacchettini di pasta brisée, perché con una voglio fare la torta salata, perché ho avanzato della pizzottella dalle pizzette che ho fatto per il compleanno di mia mamma, e quindi voglio fare la torta salata col prosciutto cotto e la mozzarella alla pizzottella fatta al forno, e invece con questa voglio fare la torta salata con gli spinaci e la ricotta, quindi ne ho prese due. Poi Ricky, come al solito, si fa tentare dai wurstel. Io non sono tanto favorevole ai wurstel perché non lo so, non è che siano salutari, ecco. Quindi diciamo che poi ora sono molto gustosi e non riesco neanche a mangiarli. Comunque ho preso una scorta famiglia di wurstel per quando proprio non c'è più nulla. Insomma, lui se li a lui piacciono, ecco. Poi si è preso un paio di solette per della linea La Nuova Farmacia per il lavoro. Poi un sacchettino di patate, perché le avevo finite, e un sacchettino di pere, perché è un po' che non mangio le pere, le ho prese belle dure perché così mi durano un pochino di più, le lascio maturare sul mio portafrutta e appena sono belle morbide e succose ce le mangiamo. E anche qui basta, qua c'è lo scontrino e anche quest'altra busta è andata. Aspettate che prendo l'altra. Allora, qui abbiamo uova allevate a terra, poi tre confezioni di yogurt bianco per me, voilà. Una bu no, scusate, due buste di parmigiano reggiano. Poi, come salumi, qui c'è il prosciutto cotto, ce ne sono 300 grammi, tagliato sottile, 3,81 euro.
E poi ho preso sempre prosciutto cotto, ma due fettine un po' più spesse, 2,89 euro. Ce n'è 2,28 euro, sì, un po' troppo, però mi serve per la torta salata. In caso ci farò anche qualcos'altro. Poi, Philadelphia. Sapete che io sono molto affezionata a questo Philadelphia della Land dell'Eurospin perché è identico al Philadelphia, io lo trovo identico. E costa un quarto di quello che costa al Philadelphia. Poi un po' di mozzarella da fare in insalata, poi con i pomodori che prenderò dal verduriere. E poi gli spinaci a porzioni e due buste di minestrone che faccio sempre frullato, insomma, bello cremoso. Faccio sempre la vellutata perché anche a me in pezzi non fa impazzire, Fede ancor meno. E a tutti e tre piace vellutato, quindi io lo faccio proprio bello cremoso. Questa è la nostra spesa Eurospin. Per un totale di 41,70 euro, quindi direi poco rispetto a quello che abbiamo preso. E niente, spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima. Vi mando un bacione, lasciate un like se vi va, condividete e iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Ciao, al prossimo video!